Vorrei ringraziare gli organizzatori che ci Beautiful hanno city. invitato a questa bellissima cittadina. Potenza Picena very much. Mi piace tantissimo Potenza Picena. È veramente una città con un paesaggio bellissimo. Ho visto un paesaggio bellissimo. Prima di iniziare la mia presentazione, devo parlarvi delle cose che abbiamo dovuto fare prima di venire a questo incontro. Mi piacerebbe poter disporre delle informazioni, dei dati di misurazione sul radar, relativi al radar di Potenza Picena, e poi solo in seguito si potrebbe discutere delle radiazioni da radiofrequenza in questa città in maniera più corretta. Quindi la prima cosa da fare dopo il meeting, dopo l'incontro, la prima cosa da fare sarebbe quella della misurazione, quindi quella di raccogliere dei dati di misurazione relativi al radar. E allora in quel caso, solo in quel caso, potremmo avere dei risultati, diciamo, più concreti, più sostanziali e sostanziati sul radar e le radiofrequenze. Dunque, vi presenterò nella mia presentazione gli ultimi studi di ricerca condotti sulle microonde e la biofisica nell'ambito del Centro per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti e di gasi. Dunque, sono uno dei fondatori del Dipartimento di Biofisica e direttore del Centro GNRK. Partecipo anche ad altri consessi internazionali, come vedete dalla diapositiva. Il Centro di Biofisica di Gasi ha portato avanti degli studi sugli impianti biologici dei centri elettromagnetici da oltre 24 anni. I nostri laboratori, i nostri gruppi di ricerca comprendono dei fisici, dei biologi, degli ingegneri elettrici, dei fisici, dei biochimici, nonché dei veterinari e dei patologi. Il nostro dipartimento ha sede ad Ankara, nell'ambito della facoltà di medicina. Dunque, cosa facciamo? Facciamo attività di esposizione di animali e colture cellulari alle radiazioni, ai campi elettromagnetici da radiofrequenza, compresi quelli relativi ai telefoni cellulari. Inoltre facciamo attività chimica su tali campi e misuriamo tutte le fonti di campi elettromagnetici, compresi per esempio i telefoni cellulari, le stazioni base, i trasformatori, le linee elettriche, le antenne TV e radio, i forni a microonde, le unità di diatermia, le reti wifi, i radar, eccetera. Tutto questo nell'ambito del Centro per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti di gasi, GNRK. Quindi vi fornirò alcune informazioni relative a tutte le indicazioni, a tutte le risorse che vi presento, tutta la presentazione, l'intera presentazione delle attività di ricerca condotte fa riferimento a frequenze di 900, 1800 e 2100 MHz. Questa è l'attrezzatura che utilizziamo per le sperimentazioni, per esempio i dati relativi ai generatori di segnale, alle antenne, agli analizzatori di spettro e ai dispositivi di misurazione delle radiazioni. Non vado appunto a dettagliarli perché non ho tanto tempo a disposizione. E in questo studio vi fornisco alcuni dei risultati di sei studi sulle radiofrequenze che abbiamo portato avanti nell'ambito del nostro Dipartimento di Biofisica della Università di Stati. Si tratta di studi sulla gravidanza, studi sulla tiroide, studi sui danni occorsi al DNA, a studi endocrinologici, studi relativi al potenziale della membrana del mitocondrio, quindi per esempio relative alle cellule fibroblastiche della mammella o cancerogene della mammella, o a studi sullo stress ossidativo, sugli impatti paradossici sul epatocarcinoma. Per quello che riguarda gli studi sulla gravidanza, abbiamo studiato gli impatti delle radiazioni da telefono cellulare per esempio sulle coniglie gravide, non gravide, sulla prole. E abbiamo
esaminato 126 conigli adulte, gravide e prole di conigli, con un'esposizione modulata a radiofrequenza di 1800 MHz per 7 giorni, esposizione di 15 minuti giornalieri. Gli adulti sono stati scelti da coloro che avevano avuto in precedenza due gravidanze e i soggetti gravidi sono stati appunto esposti alla radiofrequenza al 15° giorno della gravidanza per un periodo di 15 minuti al giorno per 7 giorni a 1800 MHz. Questa è l'attrezzatura che è stata utilizzata. La distanza fra l'antenna e l'animale era di 20 centimetri. E abbiamo calcolato questo dato appunto solamente per i piccoli, di un mese. Dopo la nascita sono stati selezionati casualmente 18 piccoli che sono stati appunto decapitati per valutare eventuali effetti intrauterini dovuti all'esposizione. Dopo la nascita sono stati 72 piccoli femmine e maschi sono stati appunto nutriti dalla loro madre fino al compimento del mese di età e poi successivamente è stata valutata appunto è stata effettuata appunto l'esposizione a radiofrequenza, il soggetto, l'animale è stato poi decapitato sono stati visti gli effetti intrauterini. Qui vedete appunto i parametri analizzati sugli adulti, sulle soggette gravide e sulla prole. Ci sono state appunto delle modifiche a livello della base del DNA, dei danni ossidativi ed è stata condotta un'analisi istopatologica e immunoistochemica, per esempio sul cervello, sugli occhi, sul fegato, sui polmoni, sulla milza, sul rene. Le conclusioni: l'esposizione a 1800 MHz per 7 giorni a radiofrequenza per 15 minuti al giorno ha comportato una modifica della base del DNA, la formazione di radicali liberi nel tessuto cerebrale degli adulti e anche delle coniglie gravide esposte. E abbiamo anche evidenziato un aumento dello stress ossidativo nel tessuto del fegato degli adulti, delle soggette gravide e dei piccoli di 2 giorni. Abbiamo inoltre assistito ad un aumento della modifica della base del DNA, del tessuto del fegato, dei conigli, dei piccoli di coniglio femmine esposte a livello intrauterino e una modifica della base del DNA, un aumento della modifica della base del DNA nel appunto tessuto del fegato delle piccole di coniglio femmine. Quindi si è visto che i soggetti, gli adulti, i soggetti gravidi e i piccoli hanno evidenziato una formazione di cellule apoptiche, c'è stata una diminuzione della motilità delle cellule ciliari e una distorsione appunto delle ampiezze delle emissioni autoacustiche e anche una diminuzione dell'attività cocleare, dell'elettromotilità ed altre caratteristiche per esempio nei piccoli maschi. In sintesi si può dire che il tessuto cerebrale e degli occhi sia dei soggetti gravidi che degli adulti sono stati appunto i tessuti più toccati. L'esposizione intrauterina ha portato a dei cambiamenti degenerativi della cornea, a dei cambiamenti apoptotici dei neuroni, delle cellule gliali e meningeali e abbiamo anche evidenziato delle lesioni nei tessuti cerebrali degli occhi delle piccole femmine di coniglio esposte a livello intrauterino. Ora, vi do alcune cifre che sono state registrate in questi studi. Questi dati fanno riferimento ai nuovi nati. Abbiamo evidenziato l'edema a livello della cornea e la seconda immagine fa riferimento ai cambiamenti apoptotici nei neuroni. Qui vedete appunto i cambiamenti necrotici appunto dei neuroni relativi appunto ad un piccolo di un mese di età a livello intrauterino. Sempre un dato relativo appunto a un piccolo di un mese di età con l'evidenza di gliosi a livello del sistema nervoso centrale e nel secondo caso appunto un'infiltrazione cellulare mononucleare perivascolare. Poi l'edema nella cornea, prima immagine, e dei cambiamenti degenerativi a livello della lente. I dati di questo studio, pardon, non sono stati ancora pubblicati però. Anche in questo caso le immagini fanno riferimento di nuovo a dei piccoli di un mese, sono stati osservati dei cambiamenti apoptotici nel corpus ciliare, anche nella cornea e nella retina. E per quello che riguarda
i piccoli esposti a livello intrauterino ed extrauterino. C'è stata un'esposizione a livello intrauterino e poi un'esposizione a livello extrauterino dopo un mese, a un mese di età. Ed è stato, si è osservata una degenerazione idropica delle cellule del fegato. Questi sono 10 articoli che sono stati pubblicati sui risultati di questo studio. Quelli che vedete elencati sono stati pubblicati e fanno riferimento appunto agli studi sulla gravidanza. Il secondo studio che vado a sintetizzarvi è quello che fa riferimento al DNA. Abbiamo trovato appunto dei danni al DNA delle cellule ciliari esposte appunto ad una radiazione di 900 MHz da telefono cellulare. Si tratta di uno studio clinico. Come sapete la radice ciliare appunto è il vicino all'orecchio, è il primo target per così dire delle radiazioni dei telefoni cellulari. E sono stati analizzati 8 soggetti, 6 donne e 2 uomini. E sono state analizzate appunto le radici ciliari di ciascun soggetto prima e dopo l'esposizione dalla parte posteriore all'orecchio destro, e dei campioni di capelli sono stati appunto raccolti da 8 soggetti umani prima e dopo l'utilizzo di un sistema GSM a 900 MHz per 15-30 minuti, e si vede appunto che sono state evidenziate delle interruzioni del DNA a filamento unico delle cellule ciliari dai campioni utilizzando appunto il saggio Cometa, che sono stati appunto adattati a metodo adattato alle cellule ciliari. Quindi parlare al telefono cellulare per 15 minuti o 30 minuti va ad aumentare in maniera significativa le interruzioni, le rotture del DNA a filamento unico e delle cellule ciliari vicine, quindi prossime al telefono stesso. Questo è il DNA del gruppo di controllo, questo è dopo l'esposizione di 15 minuti e qui vedete un'immagine relativa all'esposizione a 30 minuti, 30 minuti circa. L'altro studio che vi presento è quello che fa riferimento all'alterazione delle proteine, nell'epidermide dei ratti dopo la irradiazione da telefono cellulare. Qui vedete un'immagine schematica dello studio. Sono state utilizzate sempre delle antenne a tromba appunto per lo studio, questo sin dall'inizio. E abbiamo condotto l'analisi su 20 maschi di 2 mesi che sono stati esposti a irradiazioni di radiofrequenza a impulso a 900 MHz SAR, con una SAR di 1,35 watt per chilo. L'esposizione è stata di 20 minuti al giorno per 3 settimane. E qui vedete appunto gli altri dettagli dell'esposizione. I capelli sono stati rimossi con una lama prima appunto dei campioni, ed è stata effettuata una biopsia delle costole addominali, e il termine epidermide qui fa riferimento all'epidermide nonché agli strati papillari reticolari dell'epidermide stesso, che fa riferimento alla parte superiore delle costole addominali. Qui vedete appunto i risultati. Sono stati utilizzati dei sistemi di cromatografia liquida, che è stato associato al sistema di spettrometria di massa, e è stata effettuata un'esposizione a 900 MHz che è risultato, il risultato è stato che c'è stato un aumento appunto del livello di idroprossilina nell'epidermide. Lo studio successivo che vi presento fa riferimento all'ipotiroidismo e all'apoptosi. Quindi abbiamo analizzato gli effetti istopatologici dell'esposizione a radiofrequenza modulata GSM sulla tiroide. Anche in questo caso, esposizione a radiofrequenza modulata a 900 MHz, periodo di esposizione 21 giorni, 20 minuti al giorno di esposizione, e lo studio condotto su ratti maschi, su 30 ratti maschi Whistler. E questi sono stati i parametri analizzati. Abbiamo analizzato il danno ossidativo cellulare nel cuore, nel fegato, nei polmoni, nel cervello e testicoli. Abbiamo verificato appunto la perossidazione lipida, l'ossido nitrico. Abbiamo verificato l'attività antiossidante con
con il glutatione. E la morfologia della tiroide che è stata analizzata è andata a verificare appunto l'area, il diametro follicolare colloidale, il contenuto colloidale, l'altezza dell'epitelio follicolare e per quello che riguarda l'apoptosi è stato condotto uno studio appunto sull'attività della caspasi. Per quello che riguarda i risultati è stato evidenziato un danno ossidativo cellulare, per esempio che è stato riscontrato nel cuore, nel fegato, nei testicoli, nel cervello, nei polmoni. È stato registrato un aumento significativo della perossidazione lipidica, e un aumento significativo dell'MDA. Abbiamo inoltre riscontrato un aumento significativo del glutatione, una diminuzione significativa, del glutatione per quello che riguarda l'attività antiossidante. Anche in questo caso vedete i dati relativi all'attività della caspase dove è stato per la quale è stato registrato un aumento significativo. Il diametro follicolare e colloidale, il contenuto colloidale, anche in questo caso ci sono stati dei cambiamenti significativi. Queste sono le cifre che fanno riferimento, è la figura, che fa riferimento alle modifiche tiroidali apoptotiche. E per quello che riguarda le cellule tiroidali di controllo, vedete appunto il raffronto fra quelle esposte e quelle di controllo. L'altro studio condotto è stato uno studio endocrinologico, quindi esposizione a radiofrequenza di 1800 MHz e 2100 MHz modulato, periodo di esposizione di un mese e due mesi, tempo di esposizione 30 minuti al giorno per 6 giorni la settimana. Sono stati analizzati 42 ratti sprag-doli. Per quello che riguarda i parametri analizzati, sono stati analizzati gli ormoni dell'appetito, lo stato a livello di peso e il comportamento alimentare. Qui vedete i dati e abbiamo riscontrato questo, una diminuzione degli ormoni che inibiscono l'appetito, che potrebbe indicare un ritardo nel senso di sazietà. E inoltre il fatto che appunto gli animali vengono fatti mangiare senza però che si sentano sazi. Un altro studio di cui vi parlo è quello che fa riferimento alla crescita delle cellule del carcinoma epatocellulare. Abbiamo utilizzato un'esposizione a radiofrequenza modulata GSM a 900, 1800 e 2100 MHz. Si tratta appunto di uno studio con queste frequenze. Abbiamo studiato appunto le cellule dell'epatocarcinoma umano, le cellule EPG2, con un'esposizione intermittente, ovvero 15 minuti di radiofrequenza e 15 minuti in cui la radiofrequenza veniva tolta e il periodo di esposizione è stato di 1, 2, 3, 4 ore. Che parametri abbiamo analizzato? Dunque, innanzitutto la vitalità, per così dire, delle cellule, quindi poi le loro lesioni, le lesioni a livello cellulare, la morfologia. Qui vedete appunto l'attrezzatura per la conduzione dei test. Abbiamo riscontrato dei risultati un po' paradossali per quello che riguarda la proliferazione cellulare, perché si è visto che la proliferazione cellulare è aumentata con 2100 MHz e diminuita con 900-1800 MHz. Per quello che riguarda la lesione cellulare, c'è stata una diminuzione di questa lesione cellulare con 2100 MHz e invece è aumentata la lesione cellulare con 900-1800 MHz. E inoltre abbiamo assistito dei cambiamenti morfologici per quello che riguarda l'apoptosi. L'ultimo studio che vi presento fa riferimento al potenziale della membrana del mitocondrio. La prima parte di questo studio fa riferimento appunto alle cellule fibroblastiche della mammella sane, studio in vitro. Il secondo invece cellule cancerogene. Per quello che riguarda il primo studio abbiamo analizzato delle cellule fibroblastiche sane, abbiamo utilizzato 2,1 GHz, quindi un'esposizione a 2,1 GHz modulata a 3 giga, esposizione per 4 ore, per 24 ore, SAR di 0,607. Abbiamo utilizzato delle cellule fibroblastiche sane.
E che cosa abbiamo analizzato? Intanto la vitalità delle cellule con il test MTT, l'apoptosi con la nexina e il potenziale della membrana del mitocondrio con la citometria a flusso e la microscopia a fluorescenza. Per quanto riguarda i risultati, la vitalità della cellula è diminuita in maniera significativa. Abbiamo riscontrato un aumento significativo delle cellule apoptotiche e abbiamo altresì riscontrato una diminuzione significativa del potenziale della membrana del mitocondrio, ovvero una depolarizzazione. Qui vedete le immagini relative appunto all'esposizione a 4 ore e 24 ore. Il verde fa riferimento al potenziale della membrana del mitocondrio e alla relativa perdita. E lo vedete appunto a 4 ore e 24 ore. Quindi in sintesi si può dire che una radiofrequenza modulata 3 giga di 2,1 ha indotto appunto la depolarizzazione del mitocondrio, il che a sua volta ha portato all'apoptosi e un'esposizione a 24 ore invece porta a una maggiore depolarizzazione e a una maggiore apoptosi. L'ultimo studio che vi presento è sempre uno studio che è stato condotto sull'iperpolarizzazione del mitocondrio e sul rilascio del citocromo C nelle cellule cancerogene della mammella esposte a radiofrequenza, ovvero lungo la linea cellulare dell'adenocarcinoma della mammella umana, quindi cellule MCF7. Anche in questo caso la frequenza è stata di 2,1 GHz con una radiofrequenza di 3 giga modulata 4 ore e 24 ore, SAR di 0,528. Ecco i parametri, l'abbiamo analizzato appunto la vitalità delle cellule, che anche in questo caso è stata verificata con il test MTT, l'apoptosi verificata con la nexina e il test di staining di citrometria a flusso di colorazione. E inoltre abbiamo analizzato il potenziale della membrana del mitocondrio e il citocromo e il livello di citocromo C. Per quello che riguarda i risultati, la vitalità della cellula, abbiamo visto che questa vitalità ha registrato una diminuzione significativa, è aumentato in modo significativo il numero di cellule apoptotiche, il potenziale delle membrane del mitocondrio è aumentato, mentre il livello di citocromo C è aumentato anch'esso in maniera significativa. Questo che significa? Significa che appunto la radiofrequenza porta una radiofrequenza a 2,1 GHz conduce a una iperpolarizzazione del mitocondrio e induce l'apoptosi nelle cellule cancerogene della mammella, mentre lo stesso tipo di esposizione ha portato a una depolarizzazione, quindi non a una iperpolarizzazione, quindi a depolarizzazione delle cellule della mammella sane, che a sua volta può anch'essa portare all'apoptosi. Quindi le ultime informazioni che vorrei fornirvi fanno riferimento appunto al Centro per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti di Gasi. Si tratta di un centro che è stato fondato, è stato costituito nell'ambito dell'Università di Gasi, del Dipartimento di Biofisica dell'Università di Gasi nel 2005. Facciamo misurazioni nell'ambito dell'elettromagnetismo e conduciamo misurazioni appunto nell'ambito dei campi elettromagnetici. Per esempio per quelli che riguardano le linee elettriche, per i telefoni cellulari, le stazioni base, quindi tutte le fonti di radiofrequenza, compresi i radar. E forniamo anche consulenza accanto a questa attività di misurazione, quindi consulenza relativamente ai campi elettromagnetici. Quindi si parla di misurazioni che vengono condotte dei campi elettromagnetici in valori compresi tra 0 e 60 GHz. Inoltre facciamo appunto interpretazione di standard, di norme internazionali. Vorrei intanto innanzitutto ringraziare la mia squadra, il mio team di ricercatori del Dipartimento di Biofisica di Gasi che si è occupato della conduzione di tutti questi studi. Gli studi che vi ho presentato qui sono quelli degli ultimi 5 anni. Se ci ricercate in Google, troverete che abbiamo condotto oltre 50 studi sui campi elettromagnetici. Qui vedete appunto l'elenco dei nostri collaborazioni di altri dipartimenti che collaborano con noi dell'Università di Gasi.
E questa è un'immagine del mio team, del mio gruppo di lavoro. Grazie per avermi prestato ascolto.